Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio. Io sono Francesco. E oggi siamo in un altro video delle top 10. Oggi andremo a parlare delle 10 ragazze più belle di tutti gli anime e manga. In generale, comunque, anche la bellezza, ma soprattutto, ecco, il fanservice. Inoltre ricordiamo che non sono in ordine di bellezza, quindi al decimo posto non ci sarà una ragazza più brutta di quella che si troverà al primo posto. Saranno più o meno tutte allo stesso livello di bellezza, poi in base ai gusti che una decide dove mettere, ma sono messo a caso. Al decimo posto, direttamente dal mondo di One Piece, troviamo Nico Robin, la nostra bella scienziata che dopo i 2 anni che ha passato ad allenarsi ha fatto vedere tante belle cose. Al decimo posto troviamo C18. Ragazzi, cosa dire, C18 probabilmente la conosciamo tutti, e non solo perché è forte, se capite cosa intendo. Ragazzi, diciamo che tra Dragon Ball è una delle ragazze più belle e sicuramente in questa classifica ce ne sarà un'altra che sicuramente avete capito. Al terzo posto troviamo Mira Jane da Fairy Tail. Lei non fa niente, solamente la barista che si trova nel bar dove si riunisce la Jill da Fairy Tail, e lei dà il benvenuto a tutti quelli che entrano. Al settimo posto troviamo Yoko Littner, direttamente da Gurren Lagann o Gurren Lagann, a dirsi voglia. Ragazzi, questa è una dei 3 protagonisti che secondo me contraddistinguono proprio questa serie di anime, che diciamo che ho visto i primi episodi ed è molto carina. E soprattutto non ho visto solo i primi episodi, ma mi sono soffermato anche su altre cose. In questo posto, anche qua direttamente da One Piece, troviamo Bo Hancock, che è l'imperatrice di Amazon Lily. Lei va persa per Luffy, anche se lui desiste non so come fa, anche perché uno che si chiama Hancock già dice tutto. Al quinto posto troviamo Lucy Erfilia, direttamente da Fairy Tail anche lei. Ragazzi, probabilmente la protagonista, dato che non vedo molto Natsu come un protagonista, almeno nella prima parte dell'anime e del manga, proprio perché la narrazione proviene da lei. E ragazzi, cosa dire, è carina, sì, diciamo che non ha tutte queste forme che possono avere altri personaggi in questa classifica, ma si fa vedere. Al quarto posto, nel mondo di Death Note, abbiamo Mizamane. Come non poteva non entrare in questa classifica, visto che è sempre, diciamo, mezza nuda, perché mette sempre vestiti tutti trasgressivi, e quindi per forza a un maschio deve piacere, e quindi in questa classifica. Al terzo posto troviamo Nami, direttamente da One Piece, ovviamente. Ragazzi, cosa dire? L'unica cosa che vi posso descrivere di Nami è che all'inizio della sua avventura aveva una prima scarsa, ma non so che cosa è successo durante tutta la serie. Fatto sta che in questo momento, nella serie animata e nel manga, è andata un po' troppo oltre, diciamola così. Al secondo posto, invece, da Dragon Ball, troviamo Bulma. Lei ovviamente non ha molte forme come gli altri personaggi che abbiamo detto prima, però comunque come non metterla in questa classifica, anche perché all'inizio di Dragon Ball, la prima saga di Dragon Ball, praticamente era l'unica ragazza e ne facevano in tutti i colori, quindi è entrata per forza nei nostri cuori, quindi al secondo posto Bulma. E al primo posto troviamo Erza, anche nella scorsa classifica era entrata, ma come personaggio più potente. E infatti ragazzi, in Fairy Tail questa ragazza, questa donna, è sia potentissima che anche carina. Come potete vedere da quest'immagine, ha un certo stile, infatti è una di quelle ragazze che non si lasciano mettere i piedi in testa e che vuole avere sempre ragione, ed è molto maschile come ragazza, però essendo una donna ed essendo in un anime è sicuramente fatta per attrarre. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e andate a vedere anche i nostri altri video che abbiamo sul canale. Per questo video è tutto, noi ci vediamo con una prossima top 10. Ciao!